la sconfitta con la Juventus. Fadda spiega così l'azione che ha consentito a Zavarov di superarlo e poi battere Yelpo al terzo minuto del secondo tempo supplementare. Mancavano 5 minuti, un po' per la stanchezza, un po' per il campo. Sono scivolato e Zavarov, da gran campione qual è, mi ha punito, sia a me che a tutto il Cagliari ha punito. Al di là del risultato, conforta il comportamento del Cagliari al cospetto di una grande della Serie A. Certo, la Juventus di questi tempi è ben lontana da quella che vinceva gli scudetti ed era tenuta in grande considerazione in campo internazionale, ma è pur sempre una squadra che dispone di due nazionali sovietici, Zavarov e Lenikov, di un portoghese, Barros, che nella scorsa stagione è risultato tra i migliori stranieri del nostro campionato, del vice di Zenga in maglia azzurra Stefano Tacconi e poi Galia, De Agostini, Marocchi, Schillaci. Contro questa Juventus, non bella ma certamente più esperta e meglio attrezzata sul piano tecnico, il Cagliari ha fatto la sua buona figura, come sottolinea l'allenatore Claudio Ranieri. Ma vabbè, il risultato fa sempre così, parte a sé stante. È stato un buon Cagliari contro un'ottima Juventus, ci è voluta l'astuzia, l'abilità di un grosso campione per sbloccare il risultato. Sono soddisfatto, anche se nei primi 20-25 minuti il Cagliari è stato un pochettino contratto, forse un pochettino di sudditanza psicologica, non riuscivamo a giocare la palla come siamo abituati, come siamo capaci. Poi man mano che il tempo passava i ragazzi si sono tranquillizzati, specialmente nel secondo tempo hanno fatto girare questa palla. Abbiamo cercato di impensierire Tacconi, che ha salvato il risultato 2-3 volte su nostre incursioni, anche loro ci hanno graziato con una traversa, poi c'è stato quel gol di rapina di Zavaro. Archiviata la Coppa Italia, da domenica si comincia col campionato. Un campionato lungo e difficile che si concluderà il 3 giugno. Il Cagliari, anche alla luce di quanto ha fatto vedere nelle amichevoli contro la Roma e il Napoli e ieri contro la Juventus, pare abbia le carte in regola per ben figurare. Domenica ad Avellino si avrà una prima risposta.